me somebody. Ok, immagino. No, quella non ho visto, mi sta per dire. Ha paura che. Amici di LiguriaWeb.tv, ben ritrovati. Iniziamo questo 2017 con una puntata legata al mondo dello sport, il variegato, variopinto, suggestivo, imprescindibile mondo dello sport. E una nuova volta, una nuova voce viene ad aggiungersi a tanti ospiti, oltre 400 in questi oltre 2 anni da che collaboro con Liguria Web TV. È un ciclista amatoriale al secolo, il suo nome è Andrea Romuali. Esatto. Andrea, grazie di essere con noi innanzitutto. Buonasera. Allora, la storia di Andrea è piuttosto singolare, perché c'è questa grande passione che lo porta a sfidare le strade sulla sella di una bicicletta in tantissime gare, sentiremo come, quando, perché. Però, mentre la maggior parte degli altri ciclisti o sono stati colpiti sulla via di Damasco della vocazione o hanno iniziato comunque da giovanissimi, per esatto, quanto giovane, Andrea è iniziato veramente da poco. Com'è nato questo amore con le due ruote a pedali, Andrea? È nato su una Fixed, una bicicletta a scatto fisso, con amici abbiamo iniziato a autocostruircela e da lì è nato tutto. Poi iniziato a pedalare. Mi sei comprato il kit da montaggio? Sì, ho comprato un telaio antico di una bicicletta antica e via, è nato tutto di lì. Senti, c'è stato qualcuno in famiglia, nella tua famiglia, che attraverso il DNA ti ha propagato questa fede? Sì, mio papà. Mio papà è stato un ottimo dilettante fine degli anni 70, ha rischiato di diventare professionista, poi i casi della vita sono stati altri e basta. E adesso... come mai la vocazione è giunta un poco più avanti rispetto alla quotidianità, rispetto all'abitudinità? Non dico normalità, perché mica è anomalo, ecco, però... Ma sinceramente non lo so. Hai praticato altri sport? Sì, assolutamente, ho giocato a pallone quando ero ragazzino, poi a 25 anni ho iniziato a correre con la moto da cross, ho fatto 4 anni di motocross, poi non riuscivo più a stare dietro a tutto e allora ho trovato questo sport qua che mi permette anche solo un paio d'ore cambiandomi partire sotto l'aspetto della praticità è tra i più pratici. Assolutamente, non è praticissimo nel momento in cui ti vuoi allenare in modo serio, perché ci vogliono comunque dalle 2 ore e mezza in su come allenamento per allenarsi bene. Quali sono le caratteristiche di ciclista di Andrea Romuali? Faccio quello che posso. La velocità, la salita, il passista? No, mi reputo un passista scalatore. Allora, Andrea, la tua prima società non è stata quella in cui militi adesso? No, che è sono la Bici Store, esatto, di Carcere. Esattamente. Il primo anno sono stato un autodidatta e poi ho conosciuto questi ragazzi che hanno molta passione, che organizzano gare e vanno a farne altre sia in Piemonte, che giriamo un po', diciamo, tutto il nord Italia. E niente, sono un bel gruppo e sono contento di farne parte. Tra l'altro la BC Store è abbastanza recente anche come fondazione di società, non è una società tradizionalissima. No, il proprietario del negozio, che è BC Store di Carcare, 7-8 anni che ha questa squadra. Fabio quindi, Olivieri, esattamente. Che salutiamo ovviamente perché lui è un campione. Assolutamente, lui è un signore, a livello amatoriale è uno dei più forti ciclisti in Italia. Assolutamente sì, lo salutiamo, lui il BC Store, salutiamo anche il Gancio che, come abbiamo già detto, a Radio Liguria, assolutamente ci ha permesso di chiacchierare prima con Fabio Oliveri e poi con Andrea Romuali, che è Marco Sironi, esatto, che a sua volta è stato già nostro ospite qua tempo dietro. Senti, il menù di questi 3 anni, quindi, che cosa? Esatto. Di questi 3 anni in che cosa ha consistito? Quali sono state le gare, soprattutto le gare top a cui hai partecipato, Andrea? Allora, il ciclismo amatoriale si divide in 2 rami, ci sono le gran fondo e le gare su circuito. Purtroppo, e lo dico purtroppo, le gare su circuito qua in Liguria sono difficili da trovare. Perché? Perché abbiamo una conformazione di strade che non permette la chiusura parziale o totale di quest'ultime. Siamo a vari di strade, e quindi in più, quando se ne chiudono gli automobilisti, esatto, Liguria, no? Esattamente. E in più non ci sono
ci sono poche persone che cercano comunque di organizzarlo. Oltretutto sono anche, è anche molto costoso organizzare. Assolutamente sì. Mentre invece per quanto riguarda le Gran Fondo, le Gran Fondo appunto sono molto importanti in Liguria, perché è l'inizio della stagione agonistica ciclamatoriale, appunto parte con le Gran Fondo in Liguria. L'Aiguella, c'è Loano, c'è l'Aiguella, c'è Alassio, c'è Andora. E queste fanno sì che molti corridori del nord Italia, dato le condizioni climatiche, scendano giù a correre da noi. Anche perché poi abbiamo l'entroterra bellissima. Assolutamente. Sia per il ciclismo su strada, sia per quanto riguarda i biker. Esatto, il mountain bike, assolutamente. Specialmente sulle maglie godono di lungo. Assolutamente. Ma le Gran Fondo hanno preso campo veramente in maniera... Assolutamente. È diventato un business, forse fin troppo business addirittura. Eh beh, ci sono società appunto che le organizzano, esatto. Penso che ci guadagnino qualcosa. Assolutamente. Senti, quali sono stati i tuoi successi o i piazzamenti migliori che hai collezionato in questi 3 anni di gare, visto che hai prediletto non solo la strada, ma non solo la pista, non solo gli anelli, ma soprattutto il Gran Fondo? Ma allora, l'anno scorso diciamo che è partita male la mia stagione, perché la prima Gran Fondo che ho fatto, quella Loano, sono caduto a 50 all'ora in gruppo, e è stata una caduta e io sono stato coinvolto. E... niente di grave comunque. No, ho rotto solo la bicicletta, ma vabbè. Meglio la bicicletta che sì, no, per il volo che ho fatto è andata bene così. Quindi è partita un po' male. Diciamo che ho chiuso meglio di come ho iniziato la stagione, nel senso che ho fatto un quinto posto di categoria, 30° assoluto alla Gran Fondo Internazionale di Torino, ho fatto un 20° posto alla Gran Fondo di Loano, l'ultima a cui ho partecipato, e via. Abbiamo aperto questo 2017 qua a Liguria Web TV con l'intervista a Andrea Romali. Cosa si prospetta per questo atleta nel 2017 a livello di percezione di gare e a livello anche di sogni nel cassetto da rendere realizzabili, Andrea? Ma innanzitutto il primo obiettivo è quello di vincere una corsa, un circuito, una gara su circuito, perché sicuramente è più facile che vincere una Gran Fondo, dato che il livello appunto del Gran Fondo è molto alto, il chilometraggio è molto più alto, ci sono degli atleti, per fortuna loro e per bravura anche, perché ci vuole anche un sacco di testa, che magari fanno dai 20 ai 25 mila chilometri all'anno. Io ne faccio 9 mila, ne ho fatti l'anno scorso, quindi competere contro questi atleti è una partenza dedica. Esattamente, però purtroppo io faccio un lavoro, un'azienda agricola, quindi faccio quello che posso. Prima viene il lavoro, poi vengono i momenti di libertà che sono pochi, vanno sfruttati in maniera molto positiva. Assolutamente, anche perché io ho mio papà che, essendo ex ciclista, mi dà contro, cioè piuttosto che vedermi in bicicletta, è contento quando sono al lavoro. Vabbè, più lo dobbiamo dire a questo papà. Ok, il lavoro va bene, però anche le soddisfazioni al ciclismo. Chiudiamo con questa chiosa. Quando ti alleni allora a questo punto? Beh, visto che il lavoro assorbe quasi la totalità del tempo. In questo periodo mi alleno di sera, faccio i rulli in casa, perché non riesco a uscire. Se no mi alleno comunque sempre di sera, quando il tempo lo permette, che fa un po' più caldo, ho le luci e parto e vado. Stai attenti per strada, che se vedete una luce in movimento è quella di Andrea Romali. Andrea, grazie di essere stato con noi. Grazie, spero di grazie a voi. Ancora qua con noi. Volentieri. Ottimo. Magari con Marco Sironi, e se riesce a trascinare una volta qua Fabio Oliveri. Va bene, possiamo organizzare. Grazie a mille. Grazie, buona serata. Andrea Romali, ciclista amatoriale, bravo ciclista amatoriale appartenente al Bici Store di Carcere. Grazie a voi che ci seguite, ci vediamo un'altra puntata, sia sportiva che culturale, di spettacolo, ma anche connessa al mondo della solidarietà. Arrivederci.